Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Io sono sempre RealCharlesPhere, vi invito subito a mettere un mi piace, ad iscrivervi al canale, a commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo gioco. Ed oggi andremo a imbarcarci in una avventura abbastanza lunga perché andremo a pulire la caserma dei pompieri. La nostra caserma dei pompieri è lercia come un porcile. Di solito tiriamo fuori qualche cassa di birra bella fredda e diamo una ripassata a manichette e martinetti idraulici. Ma dato che veniamo sballottati di qua e di là alla ricerca del dannato gatto del sindaco, ora come ora non abbiamo tempo. Ti sto scrivendo dai rami bassi di una quercia, Great River e, ovviamente, del gatto nessuna traccia. Ci hanno parlato molto bene di te, grazie, Denver. Bene, guardiamo i dettagli, ci sarà un bordello di roba da fare. Tantissimo. Abbiamo quindi la caserma dei pompieri, esattamente. Vai, inizia il lavoro. L'obiettivo di questa mappa è non usare il ponteggio. Dov'è il ponteggio? Eccolo là dietro. No, quello non è il ponteggio. È di pulire la caserma senza usare il ponteggio, praticamente. Avremo una scala almeno, se abbiamo una scala. Allora, io ho anche comprato degli accessori per la idropulitrice. Prolunga, nessuno. No, mettiamola prolunga. Aumenta l'agitata e può essere usata anche vicino alle superfici. Esattamente. Poi, come detergente, però non so perché non me li faccia usare. Tipo, non so, questo detergente è multiuso, no? Vedete, non si equipaggia. Invio. Ci clicco sopra. Non va. Boh, vai a capire il perché. Allora, dai, iniziamo. Come al solito vi ricordo che parlerò molto poco durante il livello per farvi godere al massimo del suono ASMR e dello sporco che se ne va di questo gioco.
Ehi, come butta? Ti piace ancora spruzzare acqua in giro? Ebbene, vedendo quanto sto giocando a questo gioco, effettivamente sì. Oggi ho perso per un pelo un altro camper. Era più brutto di un chihuahua che mastica una vespa, ma sarebbe stato il mio piccolo ciu-ciu mastica vespe. Ok, basta, per favore, non mandarmi più messaggi. Harper Show.
Ho notato che il tuo annuncio parla di idropulitrici, ma questo implicherebbe l'uso di acqua calda. Dovresti cambiare il testo e scrivere lavaggio a pressione. Non ho fatto in tempo a finire di leggere il messaggio. Vabbè, stavo dicendo cavolate comunque.
Però sono Leonardo, il padre di Cal. Quando puoi venire qui da me? Ho qualcosa di veramente sporco per te.
Ok, manca solo una parete ufficio da quello che ho visto. Allora, questa è la parete, quindi nope. Vedete, se andiamo qui, 95% parete ufficio. Manca una parete ufficio. Andiamo a vedere qual è. Parete ufficio, eccolo qua. Questa no, va bene, questa va bene, questa va bene, questa va bene. Questa va bene, questa va bene. Queste vanno bene. Questi anche. Forse qua? Nope. Magari su. Magari una delle pareti sopra. Prendiamo la scala e andiamo su a vedere immediatamente. Parete ufficio, questa è fatta. Lì, fatta. Parete ufficio, fatta. Che strano. Qual è che mi manca? Strano, eh? Lì è fatta. D'altronde questo è l'ufficio, quindi che manchi una parete ufficio, d'altronde è da trovare qui. Questa è tutta insieme di parete, quindi non è per forza qui. Queste sono fatte. Di sopra è fatto. Questo è fatto. È strano, eh? Boh. Cioè, ha fatto tutto, ma non capisco cosa gli manchi. Trovata, guardala qui cos'era. Ok, ed ora possiamo andare a fare quello. Ricordiamoci di farlo senza usare il punteggio perché ne va dell'obiettivo. Iniziamo.
Fatto. Ed ecco anche l'obiettivo. Stata tosta questa, eh? Bisognava proprio andare lì quasi volando. Ok, vediamo il timelapse. Buono, buono. Un lavoro coi fiocchi, grazie. Ti assicuro che tra noi si è parlato molto della qualità del tuo operato e fattelo dire da uno che, come te, ama spruzzare acqua sulle cose. Hai tutto il nostro rispetto. Oltre a un po' dei nostri soldi. Beh, 1.100 euro me ne prendo volentieri, grazie, anzi 1.100 dollari. Bene, quindi anche questo lunghissimo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!